E io, come ho anche detto ai ragazzi, sto qua per fare il mio lavoro. Il mio lavoro è affermare la legalità e bisogna farlo non solo con le inchieste, con i procedimenti, i processi e le condanne, bisogna farlo anche con un passaggio culturale e bisogna parlare soprattutto ai ragazzi, ai giovani, trasmettendo i valori della legalità e la giustizia, perché loro sono la società di domani. La società deve avere gli anticorpi, ho detto, contro il virus della criminalità, e gli anticorpi sono soprattutto sociali e sono soprattutto dei ragazzi. Sul fronte della lotta c'è lo Stato, ci sono le forze dell'ordine, ma ci sono anche gli imprenditori. Sono aumentate le denunce rispetto all'anno precedente? Allora, sicuramente, innanzitutto rispondo alla prima parte della domanda, innanzitutto sono, sicuramente c'è lo Stato, ma c'è lo Stato apparato, ma c'è anche lo Stato comunità. Dello Stato comunità che deve lottare contro la criminalità fanno parte il mondo imprenditoriale, tutte le associazioni e poi i ragazzi, la scuola e tutta la società. Per quanto riguarda la seconda domanda, cioè se siano aumentate le denunce, devo dire che c'è qualche spiraglio di maggiore apertura e maggiore fiducia, però è ancora troppo poco, c'è una strada lunga e in salita da percorrere, bisogna ancora aumentare la fiducia, far sì che gli imprenditori non abbiano timori e imbocchino senza indugi la strada della denuncia e della testimonianza, che ci consentano di continuare la lotta alla criminalità organizzata.